cominciarono a tagliare, ci stettero un mese circa per tagliare tutto e bruciarono tutti, dopo che erano un pochino appassiti, bruciarono il tutto. Questo in che periodo era e in che anno? Era all'inizio del 1981. Quindi sì. Gennaio-febbraio. Sì, e decidemmo di fare la corsa nell'ultima domenica di maggio, quindi i tempi erano brevi, non è che ci volesse, perché ognuno di noi aveva i propri impegni. Allora andammo, dopo pulito, ci trovammo scarpe, ritagli di pellame, bagni buttati via, c'era di tutto, era una cosa disastrosa. Ricordiamolo, nella Buca d'Andrea, dove raccogliamo il palio, è stata per tanti anni la discarica di Fucecchi. È vero. E noi dovremmo portare via e rimpiattare e buttare sottoterra tutta questa roba. Più c'era da buttare giù delle piante. Chi la fa la pista? Dio, me ne occupo io. E io avanti a piedi. Dietro a me c'era Colibazzi, Gino Colibazzi, con la ruspa, quella grossa, e che tracciava... Un giovanissimo Gino Colibazzi. Sì, era giovane, a quel tempo era giovane. Era un ragazzino. Per sì, me. Ma era giovane anch'io. Eravamo tutti più giovani, certamente. Porca miseria. Gino però era un ragazzino. Sì, e allora si fa il giro della pista... Cioè si traccia, si sgrossa la pista e poi c'era da sistemare il terreno per permettere al cavallo di correre in sicurezza. Le curve facciamole così perché non sia pericolosa, perché non succeda come a Siena che se i cavalli si troncano e col rischio di ammazzare anche quello il fantino. E allora facessi una curva più ampia e una curva più chiusa. Tutte più, cioè nel massimo dell'ampiezza, poi è stata stretta dopo da delle persone, a mio parere, poco competenti, perché io l'avrei lasciata senz'altro com'era, perché era fatta bene. Era più ovale all'epoca? Più o meno era così, ma era molto più larga, era 3-4 metri più larga di ora, che se un cavallo tende ad allargare una curva, non rischia di ribaltarsi sbattendo nella staccionata e non andando addosso a nessuno. Queste sono le cose principali che non dovrebbero succedere dentro un palio. Quindi c'era poi da sistemare le cose. Allora i fratelli Borgioli, Vinicio, Alvaro ed Enzo, che ora non mi ricordo se era Alvaro o Enzo, che erano nel gruppo donatori di sangue, dissero: la sabbia ce la mettiamo noi. Vabbè, gratis. Ok. Poi c'era il problema di andare a caricare alla cava dei Borgioli, c'era da andare a caricare questo materiale per portarlo lì. Io poi avevo a quel tempo lavoravo insieme a mio fratello nello studio 6 alla Ferruzza e fu deciso, cercai fra i clienti nostri, c'era Pace Strade, che ora è di San Pierino, Macaluso Antonio e C, che sono altri che fanno le strade, e Campigli Mauro, che la ditta non esiste addirittura più, che gratuitamente misero a disposizione tutti i macchinari idonei. Forza lavoro e macchinari. Sì, forza lavoro e macchinari gratuitamente, sia Pace, Campigli e Macaluso. Portarono tutta la sabbia, circa un centinaio di cami, poi c'era da recintare la pista. Come si fa? I soldi non ce ne sono, si va in comune, il comune gli rise in faccia al maestro Tommaso Cardini. Dice che andava, poi attraverso amici politici del mio fratello, riuscimmo a fargli chiedere da diversi gruppi comunali, politici, anzi di parlare col sindaco, poi ci andavo a parlare io. Disse: va bene, qualcosa vi si dà una mano. Il terreno comunque era stato dato in donazione, in concessione gratuita, su richiesta di mio padre, perché era amico del dottor D'Andrea, al gruppo donatore di sangue, Frates, e per lo scopo
che ho appena detto, cioè il grame della donazione del sangue. Quindi praticamente, cioè, riepiloghiamo, la famiglia D'Andrea, proprietaria della buca dove ora si vuole il palio, cioè la famiglia D'Andrea, D'Andrea Pezzona, d'accordo, ex padrone, dette l'autorizzazione a utilizzare la sua buca, sì, che era utilizzata come discarica fino all'epoca. La mandò prima a me per fax un cosa, e poi lo mandò al suo fattore che abita, non mi ricordo come si chiama, che abitava nella zona delle buche, sempre D'Andrea là, e gli faceva una specie di fattore. Era proprietario anche della fornace. Sì, era proprietario anche della fornace, che gli mandò l'originale firmato di pugno a favore che autorizzava a utilizzare praticamente la zona per uso dei donatori di sangue, e basta, no, non per altri scopi, per a loro lo dette, né a me né al comune né a nessun altro, ai donatori di sangue fu dato il permesso dell'utilizzo di quel terreno. Fu realizzata questa pista, mancava di fare la recinzione, con soldi nostri, io e Mario Brutini, detto Grondaia, ma molti ce li mise lui, comprò i pali per tutta la recinzione e recintò la pista. Con l'ausilio del macchinario che ficcava in terra questi pali, si fece la pista e poi c'è da organizzare il contrario, il più e il meglio. Ecco, come avete fatto a organizzare? Io la sera partivo, perché è l'unico modo per contattare qualcuno e trovare un amico. Perché... Aspetta, però, prima di organizzare il contrario c'è stata la divisione. Come è stata fatta la divisione? La divisione, loro lavoravano a Fuce e Chiesa. Loro chi? Quelli... I donatori di sangue. Più che altro l'avvocato Lotti. Però dopo che gli disse a quella maniera, dice, là te come la faresti? Io la farei, prima di tutto si allarga tanto Fucecchio. E poi si va per le frazioni, c'è le botteghe, c'è la torre, c'è Massarella, c'è Ponte a Cappiano, c'è le vedute, c'è Querce, Galleno, Pinete, San Pirino, sia a Querce che a Galleno c'erano dei de personaggi che io conoscevo. A Galleno c'era il signor Nardi Adone, che a Galleno, insomma, era un personaggio abbastanza importante, aveva una segheria a quel tempo e aveva il cavallo insieme a me, al cavaliere, alle vedute. E questo cercai lui, disse va bene, ci sto. Vediamo. Ci sto, ma si occupavano anche queste persone di dare la prima organizzazione di contrada? La prima organizzazione. Erano persone singole. La prima organizzazione di contrada funzionava così. Le bandiere, i colori delle bandiere le decidemmo io e l'avvocato Lotti. Ma come furono assegnati i colori, però? I colori che decidemmo noi, si cercava l'abbinamento dei colori secondo le bandiere che esistevano. Prima c'era prese un libro d'araldica l'avvocato Lotti. E io e lui ci si stette un paio di sere a studiare qualche. Allora, questo si dà a quello, quello a quell'altro, quello a quell'altro. Le prime bandiere, 20 bandiere a contrada, le feci fare io. Con la stoffa, era stoffa colorata, cucita insieme alla meglio, insomma, fatte così. E furono portate. Me lo ricordo. Comunque, in ogni caso, portassi i colori delle contrade, li assegnassi voi. No, gliele portai io con Bacchi, andai da come si chiama? Questo Paronti mi regalò i pali di 2 metri per fare le aste alle bandiere, e vennero 20, 30, 50 persone per ogni contrada, e facemmo la sfilata con alcuni cavalli a Fucecchio, con delle magliette colorate dei due colori, i pantaloni di un colore e la maglietta dell'altra, e questo fu il primo palio. Il primo palio, mi ricordo infatti che io abitando in Corso Matteotti, cioè sopra il negozio dove sì, che ho, e la mattina mi sveglia con questo inconsueta confusione nel centro del paese. Sì.
Ma faccia, mi ricordo questa scena, perché questa mi è rimasta impressa, ero un ragazzino e c'erano questi serie di personaggi abbastanza numerosi, però insomma, per abbastanza numerosi parlo di 20 persone, insomma. No, 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 in totale no, saremmo stati 1500 sì, persone. Ma questi 20 persone con il cappellino rosso sì, blu con scritto sì, Samo Forti. Sì. È vero, mi ricordo proprio questa parte. Esatto. E che la domanda, ma cosa sta succedendo? E qui sì, mi spiegano che ma a Samo andai a contattare il mio cugino Ciro Samo, Corriere Davide, perché conoscevo lui, non conoscevo nessun altro. Poi ci si aggregò a lui altre persone che trovò lui. Allora, se riesci a ricordarti praticamente, per quanto riguarda la torre c'è di te. Sì. Per quanto riguarda la quercia abbiamo detto contattasti Rossano Caponi. No, c'era nel donatore del sangue anche lui. Poi c'era per quanto riguarda invece Galleno Nardi Adone, che aveva il cavallo alle vedute. Poi c'era Vedute e Pinete. Vedute e Pinete non me lo ricordo. No. Poi veniamo alle contate del centro. Massarella andai a cercare un vecchio amico di mio padre, si chiamava Bellandi Piero, il primo anno venne lui alle riunioni, eccetera. Poi mandò suo figlio, poi subentrarono altra gente di Massarella, più giovani. Alle botteghe c'ho parenti, la mia famiglia è originaria delle botteghe, cioè di vicino a dove hai la casa sopra la Villa Mattei, abitavamo là. E quindi andai dai miei cugini non interessava a nessuno. E c'era Venzi, Roberto e suo fratello che parteciparono al primo palio, poi ci si aggregarono altre persone. Per Ferruzzo c'erano fratelli Brutini e altri. Per Borgonovo? Per la Campagnola c'era Capodarca. La Campagnola, che si chiamava già Perciolo, però. Sì, per Borgonovo c'era Gagna, marmista. Gagna, certo. Una bravissima persona che faceva parte del gruppo donatori di sangue e disse me ne occupo io, gli demmo le bandiere bianco-rosse e lui pensò a come... Per Sant'Andrea? Per Sant'Andrea c'era Lupi Andrea e c'era Tarpina Amedeo Voltrini che era nel gruppo donatore di sangue che affiancò Andrea Lupi. Porta Raimonda andai a cercare i miei parenti un'altra volta, però c'era poi il Borgioli e non so come organizzarono. Comunque ci pensarono loro, i Borgioli. Può darsi Ghimenti. Ghimenti c'era, sì, ha ragione, Ghimenti Francesco, c'era, e poi non me lo ricordo, ma comunque erano tutte gente che orbitavano, erano donatori. Tutta quella compagnia di pensione che comunque stavano lì in zona Frati, erano personaggi, membri del gruppo donatori di sangue Frati. Ma tutti erano membri del gruppo donatori, dovevano no, essere membri, no? Quelli erano, c'erano, e poi quello dette la regalò una cosa, quello fece un'altra, cioè tutti quelli che c'eravamo a quel tempo lì, che poi subentrò anche il tuo babbo, Emilio, poi entrò il Borgherini, poi entrò Montanelli, Mauro, perché c'era i soci, i fratelli Grondaia, perché era una società prima con Bohemos e Bacchebuc e company, poi si divisero. Comunque, era tutto fatto fra amici a San Pietro. Porta Bernardo che contattasti? C'era Ciolino con Mariotti. Poi loro cercarono Emilio, il tuo babbo, e poi cominciò a venire loro facevano parte del gruppo donatori e Emilio Sabatini invece faceva parte organizzatore di Contrada. E San Pierino li conoscevate? E San Pierino c'era nel gruppo donatori di sangue. C'erano un paio di sanpierinesi che organizzarono loro e ci pensarono loro a organizzare la contrada. Comunque erano tutti amici, o erano del gruppo donatore di sangue, o erano... Per Ponte a Cappiano? C'era Romanello e Manzi. Anche Romanello faceva parte del donatore di sangue? Oppure... No, Romanello Manzi... Era una figura esterna, ma insomma conosciuto. No, lui era padrone del Cavaliere e fu un cofondatore
anche se venne qualche giorno dopo, ma è stato un cofondatore. Quando entrò tuo padre cominciò ad entrare anche lui, perché per Pontacappiano, non mi ricordo, prima veniva suo figliolo e poi cominciò a venire lui, ma esattamente non me lo ricordo.